Buongiorno e un bel saluto a tutti quelli che mi seguono su YouTube. 3ZM nonché Mario, Luigi e Zanazza. Questa volta parliamo di qualcosa di diverso delle lame. Qui siamo il 18 e il 19 di maggio a Cantello, provincia di Varese, dove fanno tutti gli anni una bella manifestazione dell'asparago bianco. L'asparago bianco che è IGP, famosissimo e anche molto buono. Per 2 giorni è stata una pioggia enorme, grandine e bufera, ma eravamo in questi capannoni coperti di telo in plastica, comunque si stava molto bene e molto accogliente. Ora vediamo all'interno cosa c'è. Ci sono dei gazebi dove vendono di tutto, l'allevamento delle lumache, giocattoli, taglieri per tagliare salami fatti a mano in legno, pagliacetti, gioppini, divertimenti, caramelle, salumi, salami, formaggi. Guardate, una cosa da non credere. Ne vale la pena di visitare. La cosa è veramente meravigliosa. Questo è Luigi della Proloco, l'organizzatore, con l'aiuto della nipote Francesca. Tutto quello che vedete dobbiamo dire grazie a loro, che hanno fatto veramente una bella manifestazione dove io espongo i miei coltelli. Eh sì, non solo vedendo caramelle e giocattoli, ma anche coltelli. Due persone squisite, due signorine o signore che siano, che hanno pubblicato un bel libro. La voce è un po' disturbata per il casino, i rumori che si trovavano sotto, ma molto bello. Ho avuto la possibilità di dare una sguardata al libro, ci sono delle ricette meravigliose. Eccole, che adesso vi spiegheranno cosa hanno fatto. Antonella, abbiamo fatto questo libro, è un progetto interessante perché riguarda proprio i 5 sensi e oltre a più di 120 ricette sugli asparagi c'è anche tutta una parte relativa a come è giusto mangiare bene e benessere anche a tavola attraverso anche gli asparagi. L'autrice delle ricette è molto bravi, di tanti ristoranti che serviamo oppure pochi amici che hanno avuto il piacere di scrivere e dedicarci queste loro ricette molto particolari. Il libro lo trovate presso l'azienda della Mazza. Questo è il libro e adesso abbiamo una signora che io ho battezzato la libraia ballerina, spiritosa, una cosa da far veramente simpatica, guardatela. Banchi dei dolciumi, una cosa da fare la coda, ragazzini e familiari, ma non solo i ragazzini, perché anche i familiari si godevano questi dolci, salumi e formaggi. Abbiamo questo bel gazebo dove ci sono delle cose meravigliose in legno, fatte a mano e qualcuno anche fatto a macchina, ma veramente belli. Abbiamo carissima una persona molto simpatica che alleva lumache e dà delle ricette di come si possono cuocere. Persone qui, ecco, vedete, che fanno miele, lavorazioni private fatte proprio casalinghe. E dicono che è molto buono. La signora simpatica si è messa in posa per la telecamera e dico grazie per la sua gentilezza. Thank you.
abbiamo questo signore che con un ferro da stiro stirava. Non ho capito se era una tintoria o che cosa, ma ne ho approfittato di riprendere mentre non parlavo al megafono, perché altrimenti ci strombava tutti. Vedo che stira e forse c'era un ferro da stiro che stira da solo. Andrebbe bene per me che non so stirare. Qui abbiamo prelibatezze, zuccherate, ma veramente da vedere e da mangiare. Taglieri di legno, fatti a mano, giocattolini vari, bello, presentabile. Banco di Giovanni Nebbiolo. Arriva da Cuneo. Specialità a non credere. Assaggi a non finire. Salumi di pecora, capra, salumi, ma di tutto. Guardi, era da visitare. Da visitare. Una gola, un profumo. Adesso un po' la calma. Signore del cappello è quello delle lumache, che ha l'allevamento delle lumache. Il signor Giovanni era sempre impegnato con il signore, chiamare, assaggiare. Beh, credetemi, è un banco veramente da visitare e da assalire. Ecco, questo è l'amico Luigi, fa degli alberelli con rame, li chiamano gli alberelli della felicità. Ha spiegato come li fa, sono diventato male. Avrei tutta quella pazienza, forse solo nei coltelli, ma cose veramente meravigliose. Eccolo, il re degli alberelli della vita. Non sembra, ma è una persona squisita, delicata e una manina. Dovrò chiedere alla sua moglie, ma lo farò. E questo non mancava, è il mio banchetto. Il banchetto delle lame, dove tutti chiedevano se le corna erano mie. Sì, mie da vendere, però sono anche per fare manici per i coltelli. C'è una vasta gamma di scelta e sono stato elogiato da tanti comunque, e questo mi ha fatto piacere. Come vedete sullo sfondo, 3ZM, Mario Luigi Zanazza. Questo era spazio riservato al ristorante, dove si poteva gustare il famoso risotto con gli asparagi, pollo, salamelle, di tutto c'era. Uno ne poteva fare una ricca scelta e abbondante. Un grazie a Luigi e Francesca, organizzatori, per questa opportunità. Ringrazio anche voi che state guardando. E un grazie alla prossima visione. Mario Luigi Zanazza 3ZM augura a tutti buon giorno.